Ciao e benvenuto su Piano Segreto. Io sono Lisa e nel video di oggi parliamo di storia della musica e in particolare del periodo classico. Una cosa importante da specificare sin da subito è che quando utilizziamo la parola classica abbinata alla musica per intendere musica strumentale o vocale antica, che quindi non ha niente a che fare con la musica leggera o la musica popolare, in realtà stiamo utilizzando un termine improprio. Quella che nel linguaggio comune definiamo come musica classica ha un'espressione più adeguata per essere descritta, che è musica colta. Questo perché classico in ambito musicale ha un significato ben preciso. La musica classica comprende tutta la produzione musicale del periodo classico, che va dal 1750 circa al 1820, sempre approssimativamente. I tre nomi importanti da ricordare per questo periodo sono Haydn, Mozart e Beethoven, e il luogo di maggiore interesse è Vienna. Nel periodo classico ci si appoggia al cosiddetto stile galante, che caratterizza gli inizi del Settecento ed è praticamente l'anello di congiunzione tra il barocco e il classicismo. Come succede sempre nella storia, ogni movimento artistico, musicale, politico, eccetera, nasce in contrapposizione a ciò che vi era in precedenza. Così succede anche con lo stile galante. Lo stile galante, infatti, rifiuta completamente la rigidità, l'inflessibilità del contrappunto barocco in favore di una maggiore cantabilità delle frasi musicali per rendere la musica qualcosa che sia fruibile da tutti, a portata di chiunque. Con il classicismo si mantiene questo concetto fondamentale estetico delle melodie, però si vanno a recuperare anche gli aspetti contrappuntistici tipici del barocco. Le parole chiave, le caratteristiche principali della musica di questo periodo sono, innanzitutto, equilibrio. L'equilibrio nelle melodie, nell'armonia e nella composizione in generale. Poi pulizia e linearità e simmetria e regolarità. Le melodie sono più brevi e sono disposte in modo regolare, sono semplici e sostenute da armonie essenziali, molto più prevedibili di ciò che si ascoltava nei periodi precedenti. La musica sostanzialmente, passami il termine, è più orecchiabile, più comprensibile su larga scala al primo ascolto. Tutti questi aspetti trovano la perfetta applicazione nella forma sonata, che si utilizza nei primi tempi di sonata, di quartetto, di sinfonia, eccetera, e di cui parlo approfonditamente in questo video. Un altro importante cambiamento avviene gradualmente in questo periodo. Si ridefinisce la figura del musicista e ancor di più quella del compositore. Se da una parte abbiamo ancora quella struttura feudale in cui abbiamo un datore di lavoro, che in genere è un mecenate, una persona molto ricca, che commissiona lavori, opere, musiche particolari per certi contesti piuttosto che altri al musicista, in questo periodo cominciano un po' a cambiare le cose. Abbiamo compositori che compongono proprio ciò che desiderano loro e assumendosi anche la responsabilità della pubblicazione delle proprie opere, quindi con il rischio anche di non incontrare i gusti del pubblico e quindi di fare dei flop. Quindi parallelamente ai lavori su commissione, il compositore comincia un po' alla volta ad autogestirsi nella sua attività musicale ed è proprio grazie a questa intraprendenza che l'editoria musicale prende veramente piede, migliorando anche sensibilmente le tecniche di stampa musicale. In questo periodo molti strumenti stanno subendo delle migliorie, le orchestre si stanno ampliando e soprattutto il pianoforte, che all'epoca è ancora fortepiano, sta cominciando a dominare la scena. Nel secondo Settecento già la meccanica era migliorata sensibilmente, la qualità del suono era migliore, c'era un più ampio ventaglio di possibilità dinamiche e di tipi di tocco e i materiali erano nettamente superiori. In questa epoca si gettano delle solide basi per l'effettivo exploit che questo strumento avrà nel romanticismo, diventando davvero il grande protagonista. Oltre ai tre autori che abbiamo già citato, per la musica pianistica è fondamentale anche il nome di Muzio Clementi, italiano, famosissimo per i suoi numerosi metodi di tecnica pianistica, fra cui il Gradus ad Parnassum, che è obbligatorio ancora adesso in tanti percorsi di studio. A
Haydn dobbiamo tantissimo per i numerosissimi quartetti che ha scritto, le più di 100 sinfonie che stimolavano e richiedevano, come dicevamo prima, un'orchestra più ampia e più variegata, ma ha scritto anche moltissima musica pianistica, fra cui più di 50 sonate per pianoforte solo e anche molta musica che richiede il pianoforte in formazioni cameristiche, in duo, in trio, eccetera. Pianismo, Mozart è senz'altro il punto di riferimento per il periodo classico, con le sue 18 sonate per pianoforte solo e una miriade di altri pezzi, altre sonate in formazioni cameristiche. Le sonate di Mozart sono pezzi di grandissimo spessore musicale, tutte caratterizzate e influenzate dal suo lavoro nel teatro d'opera. Allo stesso tempo però si tratta di pezzi che dietro l'estetica celano un'importantissima finalità didattica. Se vuoi un esempio, guarda questo video in cui ti parlo di una delle più famose sonate di Mozart. Beethoven può essere considerato un classico solo se prendiamo in considerazione la sua prima fase compositiva. Infatti si sente mano a mano che si va avanti con gli anni che la sua musica matura, cambia, diventa più espressiva e si avvicina sempre di più ai canoni tipici che caratterizzano il romanticismo. Infatti Beethoven è il primo uomo romantico per la musica e per questo motivo ne parleremo in modo più approfondito in un video dedicato al romanticismo. Grazie per aver guardato questo video, se ti è piaciuto lasciaci un like, iscriviti al canale e non dimenticarti anche di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato su tutte le prossime uscite. Se vuoi approfondire l'argomento poi trovi un po' di link in descrizione a cui puoi dare un'occhiata. Ci vediamo al prossimo video, ciao!